essendo una bella donna, c'è un incentivo a vendere più, o no? Sì, ma ci sono delle donne, cioè delle pubblicità in cui la donna non c'entra niente con il prodotto. Sì, vabbè, dipende. C'è, diciamo, una donna che è una top model, diciamo, una top, viene sempre attratta, diciamo, dallo spettatore, dal telespettatore. O meglio, lo spettatore che è attratto dalla top model. Anche. Anche. Dice Gesio che... Proforma si chiama. Proforma. E che dobbiamo dire? Volevo sapere se lei guarda la pubblicità. Non lo so. No, come non lo sa? Signora, non la vede la pubblicità, è possibile? Signora, dunque, lei conosce la Proforma? Sì. Sì. E come la conosce? Perché me l'ha detto lei. Mi facciamo... Le rifaccio la domanda, lei deve dire sì, sì, come la conosco? Lei conosce la Proforma? No. Azione. Entra. E mi deve dire no perché è un'agenzia molto famosa. Ho capito che dovrei dire così, ma chi la conosce? No, è una bugia. Adesso io le faccio la stessa domanda, mi dice sì. Va bene. Conosce lei la Proforma? Sì. E che cos'è? E che ne so io. Va bene, che cosa ci devo dire? Che non so niente di queste cose. E volevo sapere se guarda la pubblicità o meno. Io cerco di non vederla perché siamo proprio bombardati, se no, perché poi ci sono pubblicità e pubblicità, ci sono tante pubblicità, anche quando non le vediamo ci sono. Subliminali. Sicuramente. È dappertutto. Che cosa stai a fare? We are shooting a commercial. Ah, non c'è. Commercialone, tattelone, lei è la 1 o la 2? No? No, no, è il local TV. Ah, local TV, non è questo? E la Proforma la conoscete? No. Oh, mi dite sì, per favore. Ora, non ho capito perché lei volesse che noi rispondessimo sì, se sapevamo la Proforma. È perché ride, cioè, deve essere... Volevo sapere, lei la guarda la pubblicità? Che fai a me? Non mi fai niente. Come dire? Mica è un fucile. E so che è tutta brutta. Io sono uscita per comprare il dentifricio. Allora, come posso uscire in una qualsiasi cosa? Cioè... Ah, che non ti sei lavati i denti? No, no, i denti me li sono lavati, non mi sono pettinata. E che mi hai fatto che tu sei spettinata, tutta brutta? È così, è naturale. È naturale. Proforma? Proforma. Proforma? Guarda il Proforma. Io non parlo bene italiano. Ma capisci quello che ti sto dicendo? Sì, sì. Non hai niente da dire sulla pubblicità. Davvero bello, bello. Bello, vabbè, è questo. Lo sappiamo. Noi qui facciamo... Cazzo? Cazzo. Cazzo? Cazzo, my name is Cazzo. Ah, your name yes. is... Yes. Ah, Cazzo. Cazzo. Oh, excuse for me. Thank you. Ma vede lei la pubblicità, signora? Sono tutta brutta! È acceso? Sì, è acceso? I ask you, do you know Proforma? Io say yes. Yes. Wait. Non le interessa, non... cambia canale lei quando c'è la pubblicità. Come? Quando vede la pubblicità in TV cambia canale. No, non lo so. La Proforma la conosce? Eh? La Proforma la conosce? No. Do you know Proforma? Yes. Già so che? La Proforma la conosci? Sì. È vero? E come la conosci? Hai visto? La televisione. Proforma. È buono. Buono, bello. Sì. Cioè la pubblicità nella pubblicità è questa Proforma? No. È la pubblicità in generale, no? Azione. Ma questa è la loca dell'altra cosa. Sì, lei conosce la Proforma? Sì. Sì. Famosa. Certo. Come la conosce? Tramite la pubblicità che fanno in televisione, Telenorba, Tele2. Volevo
attenzione alle marche. E sono buoni anche i prodotti che pubblicizzano. Grazie, signora, se lei volesse pubblicizzare la sua... Le caccia una... le mucche, le... questa è roba vostra. Sì. E non si rivolgerebbe un'agenzia di pubblicità? No. No, non serve. Non ci conoscete? Come è possibile che non lo sa? No, non lo so, perché non funziona la pubblicità. Questa è la prova che la pubblicità non funziona. Stasera parliamo di pubblicità. Lei crede nella pubblicità? Tu credi nella pubblicità? Sì. Come faccio a rispondere ad uno con una faccia del genere? What do you think about advertising? Ah, Madonna. Fantastico. Pretty. Fantastico. E lei compra i prodotti perché ci sono delle donne che li pubblicizzano? Beh, io non mi faccio influenzare, non lo so. No, vabbè, ho detto prima il discorso. Avendo una certa età riesco a recepire, no? Ma i nostri figli che vengono iptonizzati da questa pubblicità. Iptonizzati dalla pubblicità. E che significa? Buonasera signora, arrivederci.